Toma chiede aiuto alla maggioranza, più deleghe ad assessori e consiglieri in questo momento, dice il presidente della regione. Bisogna essere presenti a Roma e in Europa. L'obiettivo, dal Recovery Fund, le risorse per la 4 corsie e per le altre infrastrutture. Ennesima tragedia sulle strade molisane. Moto fuori strada a Bettoranello. Muore 57enne di Minturno. Coronavirus, guariscono due kosovari, si tratta della moglie e del figlio dell'uomo residente a Pesche ancora ricoverato nel reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso. Andrea Bocelli canta, suona e balla tra le viuzze dell'isola di San Nicola. Il tenore si trova alle Tremiti e ieri sera non è passato inosservato. A Campomarino il progetto Due Mari, spiaggia libera attrezzata nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e unica spiaggia abile della costa molisana con postazioni dedicate a persone con disabilità. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione, l'avete sentito dai nostri titoli. In apertura c'è Toma che chiede aiuto alla maggioranza, più deleghe ad assessori e consiglieri. In questo momento, dice il presidente della regione ai nostri microfoni, bisogna essere presenti a Roma ed in Europa. L'obiettivo è ottenere tramite il Recovery Fund le risorse per realizzare la superstrada a quattro corsie e altre infrastrutture importanti, strategiche per la regione. Sentite. Le sfide che attendono il Molise sono decisive per il futuro della piccola regione, l'unica della penisola a non essere attraversata da un collegamento autostradale e con un deficit infrastrutturale che sconta 50 anni di totale immobilismo. E ora che le risorse ci sono, meglio dire ci sarebbero, non si sa mai, il Molise deve farsi valere sui tavoli che contano. Mi presenterò all'incontro sul Recovery Fund, ha dichiarato venerdì a Teleregione il presidente Donato Toma. Ma per ottenere un risultato importante, le risorse necessarie per realizzare quella quattro corsie che i molisani attendono da decenni e magari qualche altra opera strategica, Toma ha necessità di pressare il governo e di essere fisicamente presente nella capitale. Carpe diem, direbbero i latini, ora o mai più, aggiungiamo noi. Ma per centrare l'obiettivo, il presidente della regione ha bisogno di più tempo e di meno cose di cui occuparsi. Per questo chiede aiuto alla maggioranza e annuncia una rivisitazione e contestualizzazione implementazione delle deleghe ad assessori e consiglieri semplici. Io sono molto proiettato sulle opere strategiche per il Molise, quindi in campo nazionale ed europeo. Quindi ho la necessità di aggiustare un po' le deleghe sugli assessori e sui consiglieri per far sì che mi diano una mano ancora maggiore di quella che mi danno. E quindi sto riflettendo su come dare una collocazione ad alcune deleghe più sistematica. Ed anche per il parlamentare del Movimento 5 Stelle Antonio Federico il Recovery Fund è un'occasione unica per il Molise. Cristina Nero. Ci sono 209 miliardi per far ripartire l'Italia nel post-emergenza Covid. Un risultato straordinario del governo e del presidente Conte, un'occasione unica anche per il Molise. L'obiettivo è quello di superare la cosiddetta quota 34 ed arrivare ad investire fino al 40% di quei miliardi per il Sud e le sue infrastrutture. A parlarne l'onorevole del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico, e lo fa in una nota ricordando che il Recovery Fund apre una partita che si gioca sulla programmazione del territorio e sull'individuazione di nuove opere da realizzare, completare o allargare. Raccolgo con favore gli stimoli che vengono da più parti, dice l'onorevole, per realizzare una strada a quattro corsie che unisca Venafro con Termoli. Strategico resta in questo senso l'impegno già assunto in termini progettuali da ANAS per la realizzazione della variante di Venafro con il collegamento della statale 685 all'autostrada A1 all'altezza di Mignano Montelungo. 10 km di strada, di cui 8 in galleria, dal costo stimato di 250 milioni di euro. Lungo l'asse della Bifernina, conclude poi il parlamentare molisano, è invece necessario studiare e proporre un'alternativa al viadotto di Ponte Liscione, con costi non ancora preventivabili. Sciogliere questi due nodi significa facilitare qualsiasi tipo di idea o investimento che possa finalmente portare una quattro corsie in Molise. E per la cronaca, moto contro auto questa mattina sulla strada provinciale 150 in territorio di Palata. E allora vediamo gli sviluppi quali sono stati.
Moto contro auto questa mattina sulla strada provinciale 150 in territorio di Palata, alla guida della vettura un 74enne del posto, per lui tanto spavento e qualche graffio, trasportato comunque al Santimotio di Termoli per accertamenti. È ricoverato invece al Cardarelli di Campobasso in gravi condizioni il 44enne di Larino, che era in sella alla moto. Le sue condizioni sono stabili, ma non sarebbe in pericolo di vita. È deceduto invece il centauro che nel pomeriggio sulla statale 17 all'altezza di Petronello è uscito fuori strada con la sua moto ad assistere alla scena il fratello della vittima, anch'egli a bordo di una moto a pochi metri di distanza. Non si esclude il malore, non sono infatti coinvolti altri mezzi. Il 57enne originario di Minturno ha perso il controllo della due ruote ed è caduto violentemente sull'asfalto. Un'ambulanza di Isernia Soccorso lo ha trasportato al Veneziale, dove i medici hanno tentato invano di rianimarlo. Promessa mantenuta da questa mattina, è stata riattivata la tratta ferroviaria Campobasso-Termoli, è partito in perfetto orario il treno dalla stazione centrale di Campobasso, qui nelle immagini lo vedete arrivare a Larino, una delle quattro fermate. E proprio l'associazione Vivi Larino, con Michele Palmieri, l'ex amministratore della giunta Notarangelo, ho voluto celebrare sulla pagina social dell'amministrazione questa svolta, il fischio del treno che dopo 4 anni annuncia l'arrivo nella storica stazione di Larino, un piccolo segnale di speranza per un territorio depauperato da tutto e da tutti. Ora ci occupiamo del coronavirus con l'ultimo bollettino ufficiale dell'ASREM, tutte le novità nel servizio. Covid free da 3 giorni, 0 casi positivi nelle ultime 72 ore. Il Molise è tra le poche regioni della penisola che non registra casi di positività al coronavirus. Ma nell'ultimo bollettino ASREM c'è anche la notizia di 2 nuovi guariti. Si tratta della moglie e del figlio del kosovaro residente a Pesche e ancora ricoverato nel reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso. La donna ed il minore si sono negativizzati e così il numero dei positivi scende a 33. 75 tamponi processati nelle ultime ore, 28.003 dall'inizio dell'emergenza, 32 gli asintomatici a domicilio, 75 i soggetti in isolamento, 570 le visite effettuate dalle USCA. Con i 2 guariti di Pesche, i positivi del piccolo centro alle porte di Isernia scendono a 1, ce ne sono invece 4 nel capoluogo Pentro, 1 a Boiano, 24 a Campobasso, 2 a Campolieto e 1 ad Ururi. Ed ora parliamo del bilancio tracciato dalla polizia, un bilancio riferito all'attività svolta in un mese di luglio molto intenso. Ancora la collega Cristina Nero. L'estate è entrata nel vivo e con essa sono aumentati anche i controlli da parte delle forze di polizia su tutto il territorio provinciale. Positivo il bilancio degli interventi eseguiti durante il mese di luglio dagli uomini della Polizia di Stato di Campobasso. Uno dei fatti che ha creato maggiore allarme sociale nella popolazione del capoluogo è stato il furto ad un'associazione di persone down, di cui gli agenti della mobile hanno poco dopo scoperto gli autori e ritrovato il bottino. Importante risultato è stato ottenuto anche rispetto al furto avvenuto presso la farmacia comunale. Il responsabile, un 28enne campobassano già pregiudicato, in occasione della perquisizione fu trovato in possesso di eroina e quindi denunciato. L'assidua attività della squadra mobile ha interessato anche la costa molisana, dove numerosi controlli hanno permesso di segnalare diversi individui per uso personale di droga e consentito l'arresto nella flagranza di reato di spaccio di un giovane pusher di Termoli trovato con una significativa quantità di marijuana, cocaina ed eroina. Anche nel campo dello sfruttamento della prostituzione si sono avuti riscontri positivi, individuando 3 cittadine straniere che a Campobasso, oltre ad effettuare la professione, non disdegnavano di consumare droga. Lo scorso 17 luglio il personale della mobile ha eseguito anche un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle parti offese nei confronti di un commerciante di Campobasso autore di maltrattamenti in famiglia. E sempre nello stesso periodo è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un rumeno responsabile della rapina a mano armata nei confronti della titolare di una piccola attività commerciale in via Orefici.
Il controllo delle piazze di spaccio, infine, nell'ultimo mese ha portato alla denuncia di due giovani, un campobassano ed un cittadino del Ghana, trovati nella flagranza dello smercio, ed è poi stata sequestrata una piantagione casalinga di marijuana e denunciato l'improvvisato agricoltore. Ora parliamo di autismo, ritardi nell'erogazione del trattamento riabilitativo. La consigliera regionale Aida Romagnolo presenta una interrogazione urgente. Le nostre strutture sanitarie molisane, dice, non riescono a dare risposte ai bambini affetti da autismo. In più occasioni i genitori hanno manifestato le loro difficoltà, le sofferenze, le paure e le angosce, perché spesso si vedono costretti a rivolgersi in centri ubicati in altre regioni. Per questo Romagnolo ha presentato un'interrogazione urgente per sapere dal presidente della regione Donato Toma quando verrà effettuata l'erogazione del trattamento riabilitativo che da più di un anno i genitori chiedono per i propri figli. Ha cantato, suonato e ballato per tra le vie dell'isola di San Nicola. Andrea Bocelli si trova alle Tremiti e ieri sera la sua presenza non è passata inosservata. Guardate. Andrea, buonasera, per me intanto è un onore averti qua e sono anche molto emozionata perché amo la musica, ma le Isole Tremiti come mai? Perché siamo in transito, siamo partiti dalla Spezia a Portolotti per arrivare a Ancona, cioè per fare tutto il periplo dell'Italia e andare nella città che ha dato i natali alla mia dolce metà. Bellissimo, ma se le Tremiti fossero un canto? Che canto sarebbe? La dovrei studiare un po' meglio. Allora la prossima volta ci porti un canto. Va bene, va bene. Comunque grazie. Grazie a voi, a presto. Grazie, ciao. Una serata magica alle Isole Tremiti con Andrea Bocelli. Accade anche questo nel secondo fine settimana d'agosto, incontrare uno degli artisti più famosi del mondo nelle viuzze dell'isola di San Nicola e con lui cantare e ballare, magari scambiare quattro chiacchiere, proprio come ha fatto la molisana Lucia Urbano, che ha avvicinato il tenore e documentato con video amatoriali uno spettacolo unico. Bocelli infatti ha voluto suonare tutti gli strumenti caratteristici del posto, mostrando spontaneità, semplicità e amore incondizionato verso qualunque forma di musica. A Campomarino, una spiaggia libera attrezzata grazie al progetto Due Mari, l'unica spiaggia abile della costa molisana con postazioni dedicate a persone con disabilità. Soddisfatta l'assessore ai lavori pubblici e al demanio Anna Pollace, sentite tutti i particolari. Si chiama Progetto Due Mari e punta a valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale promuovendo azioni mirate al turismo sostenibile. Sulle spiagge libere di Campomarino il Comune garantisce il rispetto del distanziamento e delle regole anti-Covid, creando così le condizioni di sicurezza per i turisti e per i fruitori dello spazio libero. Il progetto pilota portato avanti dall'assessore Anna Pollace prevede una serie di interventi che consentono alla spiaggia libera di Campomarino di essere tra le più attrezzate della costa. I servizi previsti sono 307 paletti distanziati in 4 metri per 4 metri e sono come punto di riferimento per la posa degli ombrelloni, le passerelle di ingresso e di uscita costituite da bevole di cemento, un'area per i diversamente abili al limite della battigia, un servizio igienico autoigienizzante differenziato, cartellonistica informativa e monitoria sulle regole da rispettare in questo tratto di spiaggia libera. Unico punto dell'intera costa molisana capace di accogliere persone con disabilità grazie al progetto Spiaggia Abile. 12 postazioni dedicate, 2 sedie job per agevolare l'accesso in acqua. Un traguardo straordinario raggiunto grazie alla determinazione dell'assessore Pollace e con la collaborazione dell'assessorato alle politiche sociali dell'associazione APSI Molise e alla consulta di Termoli per la disabilità. Inclusiva dalla partenza, dalla progettazione
progettazione, perché appunto include uno spazio che fornisce dei servizi anche per le persone con disabilità all'interno di una progettualità diversa, articolata diversamente, e che però ci sembra dal nostro punto di vista, dal punto di vista anche psicologico, no? un primo importantissimo passo verso la creazione di uno spazio mentale, perché appunto nel pensiero di chi ha progettato c'è stato uno spazio per le persone con disabilità e anche fisico. Credo che questo è un esempio di lavorare insieme, dove con la volontà, cercando di mettere insieme le sinergie. Ed è in corso di svolgimento a Isernia la mostra dell'artista Karma, un'esplosione di colori per un ritorno alla vita dopo il Covid. Nicola De Santis. L'idea di questa mostra è nata in un giorno così post-Covid. Vedevo la spettralità di questa strada, vedevo questo silenzio e desideravo si animasse. Ritengo che i colori sono espressione di vita e di solarità e luce. Mi è venuta l'idea di accettare dal Bar del Sole, che mi ha fatto proposta, di tenere questa esposizione. Ho desiderato esporre i cavalli, che sono simbolo di grande forza, di energia, di vitalità, che inducono a non arrendersi mai. La mostra che ha il titolo Il vento, il tempo e l'impetuoso desiderio umano. Il vento è questa forza che lui ha, che sprigiona quando corre. Il tempo è Dio, è perché è come se avesse questa grande spiritualità che mi porta a rappresentarlo. L'impetuoso desiderio umano è questa libertà che c'è stata tolta durante il Covid, effettivamente. L'esplosione di colore è soprattutto un messaggio di vita e di amore tra i popoli. E sento io portatrice di questa luce che sento dentro, la voglio trasmettere perché vorrei che tutti i popoli del mondo si abbracciassero, che non ci fossero più guerre. L'arte deve dare questo messaggio, deve portare. Non voglio rappresentare il dolore. Il dolore che magari è nel nostro cuore, attraverso l'arte lo sublimiamo. Un auspicio alla rinascita, puntando sulla cultura e le varie espressioni dell'arte. 4 appuntamenti a cura del comune di Larino, nei luoghi più suggestivi del centro frentano. Si parte domani nell'atrio del Palazzo Ducale con Luis Mister Jazz e Molise Star Parade con il maestro Roberto Di Carlo ed Eleonora Moro, serata di consegna del premio Rosone d'Oro. Dunque al via domani queste 4 serate, nelle prossime edizioni del TG ovviamente vi illustreremo anche le altre serate, ma intanto non perdete quella di domani. Bene, è tutto, ora vediamo che tempo farà domani sulla nostra regione con il meteo.
Previsioni del tempo di lunedì 10 agosto. L'anticiclone torna a consolidarsi sui settori centro-occidentali del Mediterraneo. Tuttavia, dopo un avvio di giornata ampiamente soleggiato, nelle ore pomeridiane residue infiltrazioni d'aria fresca in quota dai Balcani alimenteranno lo sviluppo di addensamenti cumuliformi e locali acquazzoni temporaleschi nelle aree interne. Temperature in ulteriore lieve ripresa, mare poco mosso. Ecco nel dettaglio le temperature sui maggiori centri della regione. Campobasso minima 18, massima 30 gradi. Isernia 19-32, Termoli 20-33, Venafro 20-34. È tutto per questa edizione. Grazie per averci scelto. Arrivederci.